Buongiorno e benvenuti al nostro programma per meditare sulla parola del Signore. Oggi è mercoledì 30 settembre e il versetto che sto per leggervi è contenuto all'interno del libro delle Lamentazioni, un libro scritto dal profeta Geremia, al capitolo 5, i versetti che vanno da 19 a 21. Ma tu, o Eterno, regni in perpetuo. Il tuo trono sussiste di età in età. Perché ci dimenticheresti tu in perpetuo e ci abbandoneresti per un lungo tempo? Facci tornare a te, o Eterno, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Geremia scrive questo libro di lamentazioni. È un libro di sofferenza, è un libro di dolore. Lo scrive perché lui vede qual è il destino del popolo di Israele. Lui vede appunto quali momenti di dolore, di tristezza il popolo attraverserà. Tramite la deportazione, il popolo quindi non sarà più un popolo libero. Vede anche la fine di Gerusalemme. Si dispera Geremia, soffre e scrive questo libro. Ma all'interno di questo libro però è contenuta anche la certezza del riscatto del popolo di Dio, la certezza del giorno in cui il popolo di Dio tornerà a essere un popolo non più deportato e schiavo. Il versetto 19 ci dice una cosa bella: tu, Eterno, regni in perpetuo. Se ci guardiamo attorno, vediamo molte cose brutte. Apprendiamo di notizie sconvolgenti dal telegiornale. Sembra che il genere umano si sia smarrito sempre di più. Aumentano omicidi, delitti passionali, casi di grande disagio, di povertà, la terra è sempre più sconvolta dall'inquinamento e da altri disastri. Insomma, questo mondo è completamente nelle mani del peccato e di Satana. E quindi talvolta può risultare difficile come Dio possa regnare in perpetuo su questa terra. Ma la parola di Dio ci dice che Egli regna. Egli, nonostante tutto, ha la situazione sotto controllo. Egli ha stabilito il giorno e l'ora del suo ritorno e segue gli eventi. E anche se non possiamo accorgercene, sicuramente Dio interviene. Quante volte capita di notare questo intervento anche nella nostra vita personale, quotidiana? Attraverso piccole cose che in realtà piccole non sono e che se non ci fossero state queste, tra virgolette, piccole cose, quante preoccupazioni in più avremmo avuto, quante difficoltà in più avremmo attraversato. È bene quindi chiedere al Signore di aprirci gli occhi e di aiutarci a scorgere quanto è presente nella nostra vita. Qui dice, ci abbandoneresti tu per un lungo tempo? Il Dio non ha abbandonato il popolo di Israele per un lungo periodo di tempo, è intervenuto. Noi ci troviamo alla fine dei tempi, ci troviamo proprio agli sgoccioli della storia dell'umanità. Il Signore non ci abbandonerà. Il Signore ci libererà da questa schiavitù che non è soltanto di un popolo in una zona circoscritta della terra, come fu all'epoca per il popolo di Israele deportato in Babilonia. Qui si parla della schiavitù di tutto il pianeta, di tanti popoli, della natura, di tutto il creato di Dio. Il tempo della fine è molto vicino, sebbene non ne conosciamo il giorno e l'ora, ma
I segni dei tempi li possiamo scorgere. Talvolta anche persone che non hanno la sana abitudine di leggere la Bibbia, quando apprendono di queste notizie che noi vediamo e che sono quotidiane oramai, si lasciano andare a un'esclamazione: la fine del mondo è vicina. Bene, se delle persone, appunto, che non studiano la Bibbia, dicono questo, forse per influsso dello Spirito Santo e non come semplice esclamazione, un influsso del quale non sono consapevoli, quanto più noi che leggiamo la Bibbia e che desideriamo ogni giorno accostarci ad essa, dobbiamo riconoscere che il Signore è veramente alle porte. Facci tornare a te, scrive Geremia nel versetto 21. Che bel desiderio, Signore, facci tornare a te. E ci aggiungo, Signore, vogliamo incontrarti di persona. Finora ti abbiamo conosciuto dalla tua parola, ma in noi è forte il desiderio, come quello di Mosè, di poterti vedere, di poterti conoscere, di poterti dire grazie guardandoti negli occhi. È bellissimo. O Eterno, noi torneremo. Noi torneremo alla condizione che tu hai previsto. La condizione che tu avevi creato all'inizio nel giardino dell'Eden. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Noi non abbiamo mai vissuto la condizione dell'Eden. Adamo ed Eva sì, ne hanno avuto un'esperienza, noi no. Ma quante volte, leggendo il racconto della Genesi o leggendo i testi che parlano della Nuova Gerusalemme, i testi profetici, dove ci dicono che il leone pascerà accanto all'agnello, leggendo l'Apocalisse, quando ci descrive come bella sarà questa città, come neanche la nostra immaginazione può cogliere una piccolissima parte dello splendore di questa città, ecco che noi sogniamo. Questi testi ci fanno sognare in un modo sano, in un modo bello. Ed ecco che in un certo senso viviamo con la nostra fantasia quelli che sono stati i giorni dell'Eden e quelli che saranno i giorni nella Nuova Gerusalemme, con la presenza di Gesù. E sappiamo per certezza che la nostra fantasia sarà smentita, ma nel senso buono del termine. Che bello essere smentiti sapendo che quello che ci attende è infinitamente più bello. Allora andiamo avanti nonostante le avversità, nonostante le nostre lamentazioni personali nella nostra vita. Non sentiamoci scoraggiati, non sentiamoci in colpa se talvolta ci lamentiamo. È vero, l'Apostolo Paolo dice: rallegratevi del continuo nel Signore, ma il Signore conosce la nostra natura, sa quanto certe volte può essere difficile vivere qui su questa terra. Egli stesso ha pianto, egli stesso ha provato dolori e difficoltà, quindi ci comprende quelle volte che non riusciamo neanche a rallegrarci in Lui. Ma chiediamolo in preghiera: Signore, aiutaci a superare i periodi di lamentazione, perché ce ne sono nella vita e purtroppo a volte ritornano. Signore, aiutaci a pensare a quei giorni quando tu ritornerai e quando noi potremo vivere a fianco, vicino a te, vicino ai nostri fratelli e sorelle, ai nostri familiari cari che abbiamo perso, vicino ai personaggi della storia, della Bibbia, che oggi troviamo qui raccontati, ma
che invece potremo incontrare faccia a faccia nel tuo regno. Signore, torna presto. Intanto custodiscici, stacci accanto, stacci vicino. Aiutaci affinché ogni giorno possiamo avere il desiderio di riconsacrarci a te, di vivere un risveglio e una riforma. Che la pace del Signore ci accompagni in questa giornata e ci benedica. Io intanto vi saluto, vi abbraccio tutti e vi aspetto alla prossima. Amen.